Sono preso benissimo con il reinforcement learning, quindi in Aspetta, questa. Marco, ricomincia perché ho fatto casino con la registrazione. Risaluta. Vabbè, piacere Marco, ciao a tutti. E, appunto, ho seguito questo corso un anno fa e mi sono preso benissimo con il reinforcement learning. Infatti, ho fatto la tesi e poi adesso ci sto continuando a lavorare con questo articolo. E questa lezione, diciamo, ho fatto le slide, ho messo in mezzo un po' di fatti semi-casuali, però che penso siano molto, molto interessanti e che vedere possa aiutare un po' a chiarire, anche a uniformare alcuni concetti che sembrano un po' separati, in realtà sono un po' sempre lo stesso. E soprattutto spero di farvi prendere un po' bene con questa materia che è bellissima, incredibile, quindi spero che anche voi, come ho fatto io, continuate a studiarle, perché è veramente molto affascinante. Niente, appunto, io sono un matematico, quindi diciamo ho un po', direi, spinto, ma forse quasi sofferto all'inizio il fatto che mancasse un po' di formalismo in questa materia. Nel senso, poi le cose possono definire sì in modo intuitivo, si capivano, però quando poi andai a fare i passaggi e avevi bisogno della definizione rigorosa, questa mancava. Questo in particolare è una critica velata al Sutton e Barton, che è un libro bellissimo, che se non avete letto vi consiglio caldamente di leggere. Come vi aveva già consigliato il prof, però appunto dà le cose un po' intuitive, ma non è che si soffermi troppo a chiarirle bene. E quindi niente, appunto, quindi vi parlerò un po' in particolare di differenza tra episodico e continuo nei task, che è una cosa che il Sutton e Barton appunto butta lì, dice un po' sì, a volte ritengo questo, a volte questo, però in realtà sono un po' la stessa cosa, quindi proverò un po' a parlare di questo. E poi passerò un po' diciamo, una visione di tutte le quantità del reinforcement learning, diciamo, dei processi decisionali di Markov, un po' distribuzionale, un po' quindi come visita, e ricollegheremo alcuni concetti, vi farò vedere il performance lemma, che è carino, insomma, anche, cioè, una volta capito, secondo me lascia una buona intuizione su quello che succede. E poi se avanza tempo, in realtà, con tutto questo io ho messo un po' di cose, però non ho idea di quanto tempo posso richiedere, appunto, non so se avete domande, poi chiedermi, interrompetemi in qualsiasi momento se avete domande. Quindi non vedo quanto tempo c'è, però alla fine, insomma, se avanza tempo, vi proverò un po' a spiegare quella che è l'idea, appunto, dell'articolo che stiamo scrivendo con il professore. E quindi niente, direi che posso condividere lo schermo e iniziare con le slide, così il testo parla un po' per me. Allora, qui si condivide. E adesso non vi vedo più. Vedete? Sì, Sì, io io vedo. vedo. Ok, perfetto. Sì. Vabbè, intanto è una piccolissima intro con cose che già sapete, però solo per avere un attimo anche le lettere, i caratteri, insomma, per intendersi, diciamo. Comunque queste sono cose che dovreste sapere tutti bene, insomma. Che appunto è un processo di Markov, è una tupla, in cui abbiamo uno spazio di stati, uno spazio di azioni, la funzione di ricompensa e il modo di transizione. E qui chiaramente si possono fare tutte le varie ipotesi su spazi di stati, azioni, finito, infinito, funzione ricompensa illimitata, cioè appunto bounded, o volendo anche aleatoria, però insomma, questa è un'altra storia. E modo di transizione che appunto assumiamo ignoto, perché se è noto il problema cioè il problema che vogliamo risolvere di massimizzare la funzione valore, se conosciamo il modello, in realtà è un sistema di equazioni lineari, che sono le equazioni di Bellman, che avrete già visto, insomma. Però appunto lo assumiamo ignoto. E dato un processo di Markov, una policy Marco, che. scusa, Sì? intervengo un attimo, rivai sul lucido precedente. Sì. Questa funzione R, ragazzi, rispetto a quella che abbiamo detto noi nel corso, questa è il reward medio che si ottiene facendo la certa azione. Vedete, è una cosa deterministica. Mentre invece nel Sutton e Barton il reward è aleatorio ed è dato insieme con il modello di transizione. È una cosa, proprio una formalità, una cosa completamente equivalente. Questo R sarebbe la matrice, il vettore RSA che vi ho detto nei lucidi. Tutto qui. Vai E comunque, pure tanto. avanti, Marco. Sì, Sì, volevo solo no, precisare questa so. cosa. Fun fact: in realtà si può passare da reward aleatoria a reward deterministica, modificando il processo di Markov e aggiungendo alcuni stati. Quindi, in realtà si possono trattare un po' insieme in questi due casi. Però, appunto, in realtà il deterministica aggiunge un po' di. Cioè, è un po' più comodo per notazione.
appunto, quindi poi abbiamo, noi consideriamo policy stazionarie markoviane, che quindi sono appunto un insieme di distribuzioni sullo spazio di azioni, una per ogni stato, cioè vuol dire per ogni stato scegliamo la probabilità di scegliere l'azione A, cioè poi abbiamo appunto P di A dato S, che è la probabilità di scegliere l'azione A nello stato S. Questa è una piccola cartella di inclusioni, scusa un paio di cose a dirvi, insomma, diciamo, le policy che possiamo considerare un insieme piccolo o ingrandirci, diciamo, aggiungere gradi di libertà, se vogliamo, e quindi, diciamo, sparte quelle deterministiche stazionarie e markoviane, cioè in particolare, quindi, scegliamo ogni azione in modo deterministico, quindi non abbiamo una probabilità, ma un'azione viene scelta con probabilità 1, diciamo, è una stocastica con probabilità discrete. E stazionarie si riferisce al fatto che la policy non dipende dal tempo. In particolare, quindi, la policy è una, e quindi a ogni time step la nostra regola di decisione è sempre la stessa, sempre data la stessa policy. Mentre quando prendiamo time dependent, la nostra P sarà in realtà una P di T, e quindi avremo una sequenza di PT, una per ogni tempo. Possiamo inoltre aggiungere un altro grado di libertà, in particolare noi consideriamo sempre policy markoviane, cioè che dipendono dallo stato precedente e basta, ma possiamo in realtà più in generale considerarle anche history dependent, quindi in realtà che oltre a dipendere dallo stato precedente, lo stato in cui siamo, possono dipendere dall'intera storia, quindi da S0 a 0 e tutta la traiettoria fino a quel punto. In realtà si può vedere, e qui per chi è interessato vi rimando al Putterman, che è un libro molto fatto molto bene, quello è molto formale, anche se un po' pesante forse, che però insomma dice, dimostra che sotto le giuste ipotesi, in realtà l'ottimo di tutte queste classi è lo stesso, quindi in realtà cioè, l'ottimo, la funzione valore è raggiunto anche da una policy deterministica. Quindi in realtà considerare anche policy time dependent o non markoviane è un po' superfluo. In particolare questo un po' l'intuizione si può un po' avere pensando che appunto il processo di decisione è di Marco, quindi le transizioni e le ricompense dipendono solo dall'ultimo step, quindi è anche intuitivo un po' pensare che se le nostre decisioni, la nostra policy dipende anche da quelli prima, in realtà non cambia nulla, visto che comunque l'ambiente si comporta guardando solo al passo precedente. Quello che si fa di solito, diciamo almeno questo poi di solito è sempre un po' così, però la classe di policy che viene pronunciata più spesso è quella delle stazionarie markoviane stocastiche, che in realtà appunto è il secondo livello, se vogliamo. E però questo perché, diciamo, abbiamo detto che l'ottimo è lo stesso in tutte, quindi le ultime due classi sono un po' ridondanti, possiamo anche evitarcele, questo ovviamente con dovute precauzioni, ci cioè vogliono delle ipotesi per dire che l'ottimo è lo stesso, però comunque possiamo quasi ignorarle, dire non, cioè, aumentano la complessità ma non ci danno funzione valore aggiunta. E uno potrebbe dire, perché non fermarsi alle deterministiche? Il fatto, come immagino avete visto, comunque con vari metodi di apprendimento, è che il fatto che sia stocastica, sì, aumenta la complessità delle policy che dobbiamo trattare, sono deterministiche, non funzioni nello spazio di azioni, però c'è il vantaggio immenso, diciamo, che ci permette di avere accesso a un nuovo mondo di metodi, che è il fatto che lo spazio è connesso, cioè è continuo e connesso, quindi possiamo passare da una policy a un'altra in modo continuo, mentre con le deterministiche chiaramente non possiamo farlo, ogni passaggio è un passaggio discreto che cambia le traiettorie e tutto quanto in modo discreto e quindi non abbiamo accesso sempre ai metodi del gradiente, che sono tutta l'intera classe di risoluzioni. E quindi per questo diciamo, la classe più comunemente approcciata è quella delle polistazionali stocastiche. E però appunto questo mi sembrava che potesse essere carino chiarire questa catena di inclusione con tutte le cose che possiamo, le dipendenze che possiamo aggiungere. E poi una piccola distinzione tra traiettorie Scusa, e Marco, la domanda, quando parli di ottimo, nel senso quello che dicevi che in realtà l'ottimo è lo stesso, nel senso che indipendentemente da come era la natura della policy che sto considerando, in realtà io No, trovo dove ti ho perso? policy. Mi Eh no, senti? semplicemente c'è che il massimo della funzione valore, se il massimo lo prendi sulle policy stocastiche, time dependent, history dependent, questo massimo è uguale al massimo preso sulle Ah, deterministiche. ok, allora ok, Quindi ancora. diciamo, in pratica esiste, visto che è un'inclusione ovvia, esiste una deterministica che ha valore uguale al massimo delle stocastiche, time Perfetto, dependent. ancora. Bene, bene, bene. Ok, quindi appunto c'è una differenza tra traiettorie e episodi, che in parte è una traiettoria, come avete visto, è una sequenza di stadi azioni,
che appunto è data l'interazione di agente ambiente, e un episodio viene, diciamo, solitamente se ne parla come una traiettoria campionata in accordo a questa regola di evoluzione, no? Che è quella che regola appunto l'evoluzione del processo. Quindi facciamo un passo lo fa la gente, un passo lo fa l'ambiente, in qualche senso. E poi c'è questo dettaglio dell'episodio che, diciamo, questa è l'evoluzione, appunto, ci mancano inizio e fine, se vogliamo. Quindi l'inizio è scelto un sampling model, che poi appunto poi ne parlerò meglio, e la lunghezza dà una certa condizione di terminazione. E questi sono gli aspetti un pochino più fumosi, in qualche senso, già tende a concentrarsi su questi, sull'evoluzione in particolare. E proprio su questo concentrarsi sull'evoluzione o prendere in considerazione anche questi dettaglietti un po' mal definiti, è un po' la differenza tra task episodici e task continuing, che in realtà sono comunque tutto sommato la stessa cosa. Quindi appunto, riprendendo il Sutton e Barton, che ripeto, gran libro, non voglio dissare il Sutton e Barton, è un ottimo libro, però appunto lascia queste definizioni che lasciano un po' di amaro in bocca, diciamo. In particolare dice che i task episodici sono quelli in cui ogni episodio finisce in uno stato terminale, che sono degli stati speciali, e dopodiché il processo rinizia in un qualche stato di partenza, che appunto può essere uno fissato oppure può essere campionato in accordo a una certa distribuzione. E a differenza, i task continuing, questo è un po' la parola del Sutton Barton, dice che appunto l'interazione non finisce mai e continua senza limite. Però diciamo, non è del tutto chiaro da questa definizione, sono un po' informale appunto cosa sia un task continuing, cosa sia un episodico. In realtà la differenza non esiste davvero, cioè in pratica tutti possono essere visti un po' con entrambi, con tutte le precauzioni che adesso ne parliamo. La differenza è su cosa decidiamo di concentrarci, cioè su quale aspetto del processo decidiamo di concentrarci particolarmente. Dato due esempi, che appunto, ripeto, non sono davvero distintissimi, però si riescono un po', anche il Sutton suggerisce alcuni esempi per far capire un po' l'idea. E quindi qui abbiamo esempio un task continuing, che può essere un robot di pulizia, quindi abbiamo un processo di Markov senza davvero uno stato iniziale, uno stato di terminazione, semplicemente questo è un esempio di un robot che pulisce, che controlla, cioè, lo stato del livello di batteria e deve scegliere se continuare a pulire o aspettare o andare a ricaricarsi. Quindi niente, semplicemente la batteria, appunto, se cerca andrà a scaricarsi, se si fa questa ricarica, la batteria salirà. E in questo caso, appunto, non serve uno stato di partenza né una terminazione, però noi siamo interessati a come, diciamo, col tempo che va all'infinito, diciamo, come si evolve questa situazione. Al contrario, si potrebbe dire, un task episodico potrebbe essere quello del Diabolical Lock, che in realtà è in particolare un benchmark abbastanza accettato per misurare prestazioni. E in particolare, ve lo spiego un po' al volo, poi se ci torniamo, magari se ne parla un po' meglio. L'idea qual è? Sono tre cammini che arrivano fino ai tre stati terminali, e di cui un cammino è quello che potremmo dire locked. Una volta che centriamo, ci stiamo e arriviamo al terminale con zero ricompensa, in particolare tutte le azioni una volta siamo dentro conducono al successivo, e mentre gli altri due cammini, un po' ci sono due azioni, diciamo, che li mischiano, che fanno andare uno nell'altro con certe probabilità, e però per ognuno di questi ci sono due azioni, in particolare a due e a tre, che portano nel cammino locked, e le ricompense sono ovunque zero, tranne quando raggiungiamo i due stati terminali dei due cammini buoni, diciamo. Quindi l'idea qual è? Che riusciamo a ricevere una ricompensa solo se riusciamo per ogni livello di profondità, diciamo, a non fare le due azioni sbagliate che ci portano quindi nel cammino locked, e quindi a ricevere ricompensa zero. E quindi questo è chiaramente un task episodico, cioè partiamo sempre da start e finiamo sempre dopo sei passi quando siamo o qui o in uno dei terminali. Però come dicevo, appunto, in realtà episodic versus continuing possono essere visti un po' nello stesso modo. E in particolare i continuing si concentrano sull'evoluzione, in particolare danno la massima attenzione appunto all'evoluzione, quindi al fatto che la catena la traiettoria, la catena di coppia e statazione è data da questa interazione appunto tra agente e ambiente. E in particolare si parlerà ad esempio di operatore di Bellman, che è una mappa, un operatore appunto, quindi prende funzioni dagli stati a R e restituisce funzioni dai stati a R, che in sostanza prende una certa funzione, che possiamo appunto interpretare come funzione valore, anche se appunto in generale l'operatore di Bellman prende una funzione generica dagli stati a R, e la manda in un'altra funzione, che è quella appunto ritornare indietro di un passo, che è data una certa funzione V, noi torniamo indietro di un passo, quindi un passo
di azione precedente, un passo di stato precedente, e quindi questi appunto sono i valori attesi dall'azione con la policy e dallo stato secondo il modello di transizione, e restituisce un'altra funzione. Questo operatore in particolare, c'è un punto fisso, ad esempio, quello che si può dimostrare è che la funzione è esattamente la funzione valore. E in realtà, forse appunto, questa, se mettete in particolare v qui, v uguale a questo, questa è proprio l'equazione di Bellman, come immagino avete visto, diciamo. Però, diciamo, questa è la parte forse più primordiale da cui poi discende il resto, quindi proprio l'operatore tra spazi di funzioni, che poi viene gestito in vario modo. Ad esempio, in particolare, appunto, concentrandosi su questa evoluzione, ci concentra in particolare su questo operatore, che raccoglie proprio l'evoluzione del sistema. E in particolare, appunto, si può dimostrare, ad esempio, che se gamma è tra 0 e 1, usando l'ottimo Banach-Acciopoli, che è uno dei teoremi con il nome più bello della storia, esiste un punto fisso, esiste unico, e quindi da questi, poi con altre dimostrazioni, cioè con appunto sempre ragionamenti del genere, si riesce a dimostrare appunto l'esistenza della funzione valore, che esiste sempre, insomma, sotto dovute ipotesi. Ad esempio, anche qui no, poi non ho riscritto, però, ad esempio, si può fare anche quello di Bellman ottimale, in cui, come immaginerete, invece che avere una media. Chiaramente l'operatore qui dipende dalla policy, qui dobbiamo scegliere l'azione della policy. L'operatore di Bellman ottimale, come immaginerete, non avrà una policy, ma avrà un max sulle azioni. E infatti, appunto, di nuovo si dimostra che se il punto fisso che esiste è la funzione valore ottimale, e quindi in particolare se sostituite poi v star uguale al massimo delle azioni, questo è v star, questa è esattamente l'equazione di Bellman ottimale. E in particolare con questi ragionamenti si dimostra, ad esempio, che la funzione ottimale è la stessa per ogni stato, cosa che non è affatto ovvia a priori, perché quando noi definiamo funzione ottimale, cioè v star dello stato S è definito come il massimo sulle policy del valore di S, quindi in realtà il massimo lo prendiamo dopo aver fissato lo stato S, quindi il massimo a priori è state dependent, dipende dallo stato. Quindi riusciamo a dimostrare risultati di questo genere, appunto, che comunque sono appunto senza dubbio fondamentali, importantissimi, ma si concentrano proprio su questa evoluzione. Quanto agli altri due aspetti, diciamo, dell'episodio, che appunto c'è cioè evoluzione e poi terminazione e inizio, nel continuum, diciamo, la terminazione non esiste, quindi in particolare i time step saranno numeri naturali potenzialmente illimitati, e lo starting state non viene considerato, diciamo, in particolare quando si fanno questi ragionamenti, di solito non importa. Cosa significa non importa? O che abbiamo accesso a un modello di simulazione, quindi possiamo partire da ogni stato, quindi in realtà magari neanche facciamo una traiettoria davvero, ma semplicemente prendiamo lo stato che vogliamo, facciamo un passo da quello stato e ogni volta scegliamo dove partire. Oppure un altro caso, dato che sentito ne parlavate anche in un'altra lezione. In cui diciamo si può dire che non importa effettivamente, possiamo effettivamente fregarci dove parte, è nel caso in cui abbiamo l'ipotesi di ergodicità, che viene in realtà viene usata spesso in articoli di risultati. Ergodicità che diciamo ora se ne può cioè, detto un po' meglio, in particolare l'ergodicità è ben definita per i processi di Markov. Ok, in particolare per i processi di Markov, quindi qui non c'è appunto un aspetto decisionale, quindi abbiamo solo una matrice di transizione. L'ergodicità vuol dire che non ci sono sottoinsiemi invarianti, quindi non c'è un sottoinsieme di stati nel quale se entro lì non esco più, che vuol dire che per ogni coppia di stati io posso andare da uno all'altro con probabilità non nulla. E vabbè, qui sto un po' semplificando, sono anche dettagli con spazi di stati infinito, tempo finito, però insomma è anche quella periodicità, però passatemi questa definizione, che rende appunto l'idea. In particolare questo significa che esiste una distribuzione di limite, qui chiameremo rho ad esempio, che è maggiore di zero strettamente per ogni stato. E questa è la definizione per i processi di Markov. Ora, per i processi decisionali di Markov non esiste davvero una definizione univoca, perché in particolare nel processo decisionale di Markov sappiamo che se fissiamo una policy, allora quello che otteniamo è un processo di Markov. Quindi se le decisioni sono già, diciamo già come prende le decisioni, in realtà è proprio un processo di Markov, in cui la transizione è data dal quel. Diciamo, prodotto tra matriciale, in realtà, tra la policy e il modello P di transizione dell'ambiente. Quindi, in particolare, due definizioni estreme, due casi estremi che possiamo pensare, con cui possiamo definire l'ergodicità di un processo decisionale di Markov, è
o dire che esiste una policy per cui questo processo di Markov risultante è ergodico, o che per ogni policy il processo risultante è ergodico. E questa è chiaramente, cioè, la seconda è chiaramente molto più forte. Già il fatto che un processo di Markov sia ergodico non è banale, comunque richiede una certa struttura particolare. Il fatto che lo sia per ogni policy è esageratamente potente, cioè, vuol dire che possiamo poter prendere azioni bruttissime e comunque riusciremo a ritornare sempre in ogni stato. E in particolare, diciamo, al di là di queste due definizioni, che appunto, quindi ogni quando un articolo si assume ergodicità, in realtà poi viene detto un po' a parole, un po' dipende, insomma, viene detto quale di queste due definizioni si utilizza. E in particolare, qui è una cosa qui che vorrei sottolineare, insomma, non ci interessa molto che il limite sia unico, perché in particolare nel processo di Markov l'ergodicità, poi il limite esiste unico. Qui, diciamo, si pone il problema anche del fatto che cambiando policy cambierà anche questo limite. In realtà, diciamo, è un'ipotesi che si può assumere, il fatto che il limite sia unico al valore della policy, però non ci interessa davvero, non è una informazione molto rilevante. Quello che ci interessa, che è molto importante, è che sia effettivamente maggiore di zero per ogni stato. E questa è la parte, appunto, fondamentale, su cui poi torneremo anche un po'. Da questa ergodicità, diciamo che appunto è definita un po' così, in realtà assume l'ergodicità non ci dà dei bound quantitativi, ci dà, semplicemente sì, abbiamo maggiore di zero, però se vogliamo fare dei bound poi effettivi servirà una quantità, appunto, magari ad esempio potrebbe essere ad esempio il minimo di questi valori, che appunto sarà un numero maggiore di zero, potremmo prendere il minimo e avere il bound comunque il minimo. E un concetto collegato all'ergodicità è il mixing time, che in particolare viene utilizzato da Rmax, che è un algoritmo di cui magari adesso vi dico due parole. Il mixing time, chiaramente la definizione è un po' più articolata, però l'idea qual è? Che il mixing time è T grande, è un tempo che dipende da epsilon, okay? Noi diciamo, fissiamo epsilon e noi diciamo che il mixing time è il numero di passi T dopo il quale possiamo raggiungere una policy epsilon ottimale. Quindi noi fissiamo epsilon, diciamo che dopo T passi io posso raggiungere una policy, posso raggiungere un valore che è epsilon ottimale, cioè distante al più epsilon da quello dal massimo. E, per farlo chiaramente abbiamo bisogno di... scusate, e questo chiaramente è indipendente dallo stato di partenza. Quindi che per ogni stato di partenza, se facciamo almeno T passi, dove T è questo mixing time, allora possiamo raggiungere un valore epsilon ottimale. E chiaramente, appunto, come dicevo, la definizione è un po' più complicata, nel senso che dobbiamo prendere appunto il minimo sugli stati e poi c'erano un po' di dettagli da gestire, però insomma, questo è, spero che vi passate un po' almeno l'idea. E in particolare Rmax, vi butto due parole, come può essere carino, se avete voglia di leggervi un articolo su un particolare algoritmo, questo per me è carino, è istruttivo, tra l'altro appunto introduce anche i giochi stocastici, che sono una generalizzazione dei processi di Markov, e nel quale c'è anche un avversario in sostanza che può fare anche un'azione, e la probabilità di transizione è data dalla combinazione della nostra azione con l'azione dell'avversario, vabbè. Rmax è un algoritmo che in realtà si spiega abbastanza semplicemente, cioè lui punta a trovare l'ottimo e nel farlo dice, ok, se io mi trovo in uno stato che ho visto meno di 1000 volte, allora io do una ricompensa simulata di 1. Aggiungo 1 alla ricompensa, quindi se lo stato non l'ho visto abbastanza volte, allora ricompensa. E dove 1000 è un numero che ho detto a caso, però è un numero fissato, e è sempre quello, diciamo, cioè per ogni stato, cioè, le prime 1000 volte che l'ho visto, prenderò una ricompensa aggiuntiva, dopo la 1000ª volta non la prenderò. E questo, diciamo, l'intuizione sotto è che, appunto, vogliamo visitare tutti gli stati abbastanza volte per capire come funziona, cioè cosa sta succedendo in quegli stati, quanto sono valevoli, diciamo. E Rmax, appunto, ha anche dei bound teorici sul risultato, su quanto questo approccio funzioni. E appunto, tra l'altro, la dimostrazione è anche un po' tosta, ma insomma interessante. E in particolare ci mette in mezzo questo mixing time, che lo butta in mezzo un po' così, però sfrutta, cioè il mixing time lo usa
nel bound, quindi il bound teorico di progresso e miglioramento dipende specialmente da questo tempo t, e questo tempo t in realtà può essere enorme potenzialmente, nel senso che quello che assumono loro è la seconda, che per ogni policy il processo sottostante è ergodico, e quindi questo mixing time sarà un, in realtà questo t è inversamente proporzionale un po' al minimo, non prendete quasi, però insomma comunque al minimo sulle policy di questa distribuzione limite maggiore di zero. Quindi in realtà può essere veramente molto grande, però appunto utilizza e ottiene questo bound che in realtà è un risultato molto molto potente e anche, infatti, ha avuto anche un successo. Appunto, quindi, diciamo, dicevo, prima di parlare di curiosità, che appunto i continuing si concentrano sull'evoluzione. Però, appunto, gli episodici, va bene, l'evoluzione, però ci sono altri dettagli che non possiamo davvero dimenticarci del tutto, che appunto sono come iniziamo e come finiamo. Quando termina States, in realtà questo lo dice anche il tutore Barto, conviene, diciamo, adottare questa visione unificata, in cui in realtà i sei terminali noi li vediamo come stati assorbenti, che vuol dire che uno stato terminale non sarà uno stato in cui finisce l'episodio, ma è uno stato nel quale tutte le azioni vanno in se stesso con probabilità 1 e la ricompensa è sempre 0. Quindi che vuol dire? Se noi arriviamo al stato terminale, poi qualsiasi azione facciamo torniamo sempre dentro e non riceviamo ricompensa. Quindi fare questa cosa o dire che lo stato termina è equivalente, cioè che lo stato termina l'episodio è equivalente, perché comunque se termina l'episodio lì finiscono le ricompense. Se noi però invece accettiamo di avere una traiettoria con t appartenente a n, appunto, un time step appartenente a n, da un certo punto in poi avremo ricompense 0 e quindi funzionerà tutto equivalentemente. Quindi, diciamo, vedere se i terminali come assorbenti unifica in qualche modo il continuing con l'episodio, che in particolare, appunto, i tempi li prenderemo sempre appartenenti a n potenzialmente illimitati. E al contrario, lo stato terminale, lo stato iniziale, non esiste, non c'è un trick chiaramente così carino per dimenticarcelo. E in particolare, non è sempre trascurabile lo starting state, in particolare questa ipotesi di ergodicità, come dicevo, è molto potente. Questo Rmax funziona quando esiste questo mixing time non esiste sempre. Ad esempio, col diabolical lock, che è quello l'esempio fatto vedere prima, non esiste un mixing time chiaramente. E quindi non è sempre trascurabile. Quindi, diciamo, ci sono dei casi in cui se vogliamo risolvere e capire bene e avere dei bound teorici sull'andamento di un certo algoritmo di apprendimento, abbiamo bisogno di considerare anche la sua ripartenza. E in particolare questo sarà deciso da un sampling model. Il sampling model diciamo, è un algoritmo randomizzato, che in realtà forse è difficile da definizione in realtà, però è molto più semplice di quanto questa definizione un po' formale possa lasciar credere, che è semplicemente l'algoritmo randomizzato che decide lo stato di partenza. Quindi in particolare ritorna una realizzazione del processo di Markov M in cui l'agente trova uno stato S0 e da lì in poi può interagire con l'ambiente, quindi appunto fare le sue cose, azione e così via. Noi ci concentriamo in particolare sui Moore's Sampling Model, nel quale appunto il sampling model è semplicemente una distribuzione mu sugli stati e quello che viene ritornato nella realizzazione S0 viene scelto, campionato in accordo con questa distribuzione mu. E in realtà ci sono anche altri modelli di sampling model che possono essere considerati, però appunto forse poi diventa un po' troppo confusionario, questo ci serve, insomma, se ne parla anche dopo. Però se siete interessati, insomma, a approfondire un po', c'è l'ottima tesi dell'ottimo Cacade che ne parla molto bene e spiega la cosa, che vi consiglio di leggervi se avete voglia. Una assunzione che si fa sul sampling model è cioè un'assunzione, quella che è un po', cioè, si trova in letteratura come la coverage hypothesis, e in parte dice che il sampling model è soddisfatto se il sampling model è positivo in ogni stato S. Questa chiaramente è un'assunzione molto forte, e in particolare di nuovo il nostro lock che partiva sempre dallo statino in alto non la soddisfa, perché aveva una mu s che era sempre non so, cioè una mu s che era la funzione indicatrice dello stato S0, cioè parte sempre dallo stato S0, quindi non la soddisfa. Però diciamo, questa coverage hypothesis un po' rimanda anche lo trovo, scusate, a questo, cioè il fatto che vogliamo, ci interessa il fatto che la distribuzione del limite sia positiva maggiore di 0. Questo,
il fatto che vogliamo in qualche modo visitare gli stati frequentemente è una condizione che in realtà, cioè, ok, questi qui, qui parliamo del sampling model, lì parliamo di distribuzione limite, però diciamo chiaramente se al limite quella distribuzione o se iniziamo infiniti episodi con questa distribuzione e queste distribuzioni sono tutte maggiori di 0, vuol dire che visitiamo frequentemente tutti gli stati, frequentemente nel senso matematico del termine, cioè che da frequentemente vuol dire che per ogni t grande, allora esiste un t maggiore di t grande nel quale visitiamo lo stato. Cioè, quindi frequentemente vuol dire che non c'è un certo punto in poi non visitiamo più. Per ogni punto, prima o poi lo visitiamo dopo, almeno una volta. E il fatto di visitare ogni stato frequentemente è una condizione necessaria e sufficiente, e questo si vede abbastanza facilmente, in particolare perché cioè, se il modello di transizione è aleatorio, allora sicuramente è necessario visitare gli stati almeno frequentemente, che vuol dire visitare gli stati infinite volte, cioè quello che chiaramente noi infinite volte non visitiamo mai, però quello che si intende è abbiamo bisogno di un algoritmo che trovi una soluzione con precisione arbitraria, quindi chiaramente non si andrà mai all'infinito, però potenzialmente è illimitato il numero di passi che facciamo e noi vogliamo che all'aumentare i passi aumenti anche la precisione. Quindi sicuramente se noi dobbiamo conoscere il modello di transizione sotto, e questo modello è aleatorio, e uno stato visitiamo solo un numero finito di volte, non potremo conoscere con certezza il modello di transizione. Quindi, cioè, magari una transizione ha il 99,99% di andare in uno stato, e un altro 0,001 va in un altro stato. Se noi visitiamo 10 volte non abbiamo possibilità di sapere questa cosa, ma neanche appunto, neanche non esiste un numero finito di volte che ci garantisce la conoscenza di avere questo modello, quindi è necessario. Questo per dire che è necessario visitare ogni stato frequentemente e è anche sufficiente perché in particolare se noi visitiamo ogni stato frequentemente, allora possiamo approssimare arbitrariamente bene il modello di transizione e se vogliamo, chiaramente non è l'approccio che si utilizza perché totalmente non è efficiente, però una volta che conosciamo con una precisione arbitraria il modello di transizione, allora la soluzione, il valore ottimo è appunto, come dicevo prima, soluzione del sistema lineare di numero di stati di equazioni, che sono le equazioni di Bellman. E quindi, appunto, visitare frequentemente gli stati è condizione necessaria e sufficiente per ottenere tre algoritmi che riescono a trovare la soluzione con precisione arbitraria. Però, appunto, diciamo, in generale avremo solo un sampling model, avremo un sampling model buono, con coverage ipotesi, appunto. E questa è la quantità che in realtà adesso cioè, compare in alcuni risultati, però poi non ricomparirà perché poi non diventa appunto troppo lunga la cosa. Però in particolare compare in molti teoremi di dominazione del gradiente e è una quantità che ci fa apprezzare comunque quanto il sampling model positivo ovunque sia effettivamente importante. In particolare molti bound con questi gradient domination si basano su questo distribution mismatch coefficient, che è appunto questa norma infinita della distribuzione di visita, che vi definisco a brevissimo, e è fratto il sampling model, cioè la distribuzione del sampling model. E, bene, spero di non avervi confuso troppo con questa cosa, però adesso mi butto un po' più sul formalismo, che mi ha. Diciamo, quello che si fa spesso è dire, ok, friend, verrò atteso delle cose secondo la policy o secondo le traiettorie. E questa cosa è ben definita, forse non interessa a nessuno, però come avere cose ben definite poi aiuta nel momento del dubbio in cui dobbiamo un attimo capire qualcosa da un po' complicato, le cose ben definite formalmente ci aiuta. E, quindi in particolare avete dato una traiettoria, che è una sequenza di coppie stato-azione, e la probabilità di questa traiettoria, quindi appunto la probabilità di campionare esattamente questa traiettoria, seguendo una policy e un ambiente, è proprio, visto che sono tutte, diciamo, scelte indipendenti, tra virgolette, proprio il prodotto di queste scelte, quindi avremo la probabilità di scegliere lo stato di S0, la probabilità di fare l'azione, e così la probabilità di andare nel stato successivo e la probabilità di fare l'azione successiva. E quindi questa è proprio la probabilità, appunto, questa è data dalle regole di evoluzione che abbiamo definito. E, si può dimostrare, appunto, che se noi prendiamo una funzione che dipende dai primi h passi, allora questo valore atteso,
che sia preso rispetto alle traiettorie lunghe h o traiettorie lunghe più di h, quindi h più k ad esempio, in realtà questo valore atteso è lo stesso. E quindi possiamo parlare senza confusione di valore atteso semplicemente rispetto a traiettorie, senza specificare la lunghezza. E questa proprietà, appunto, è una proprietà molto formale, in realtà anche intuitiva, però si dimostra volendo cioè, sfruttando il fatto che le traiettorie di lunghezza h, che sono appunto th, le traiettorie di lunghezza h, si immergono nelle traiettorie di lunghezza h più 1. E quindi si riesce a dimostrare questa uguaglianza. E in particolare, gli episodi possono essere visti come lo spazio di probabilità chiesto dalle traiettorie dotate dalla loro probabilità di avvenire, diciamo, di essere campionate. E quindi appunto un episodio, in questo senso, è una traiettoria campionata secondo una certa probabilità. In parte appunto, quindi qui è l'unione di tutte le traiettorie, quindi per ogni lunghezza h, l'unione delle traiettorie h, e la probabilità della traiettoria dobbiamo unire, chiaramente questa è una distribuzione di probabilità sulle traiettorie di lunghezza h, e quello che vogliamo fare noi però è metterle in mezzo tutte quante, quindi lunghezze arbitrarie, e quindi qui possiamo mettere in mezzo di nuovo il discount factor, che è quello che avete visto che compare appunto di continuo per scontare la ricompensa che riceviamo. Possiamo usare la stessa idea anche qui, e quindi la probabilità su questo spazio di probabilità sarà appunto questa somma geometrica delle probabilità di lunghezza fissata, però visto che vogliamo che entri uno spazio di probabilità, ci serve anche un numero gamma per normalizzare e avere somma 1. Questo è il mio appunto. La domanda, il secondo punto, quello è tipo, c'è la notazione di Einstein che si somma su indici, oddio, No, sommatoria no, su no, H, o no? no, 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 no. Cioè, in realtà, cioè, forse devo spiegarlo meglio, però quello che intendo qui è l'H è la lunghezza di tutto. Cioè, si considera la probabilità come il pH dove H è la lunghezza di tau, cioè la lunghezza Ah, solo H. ok, ho capito. Ok. Quindi io arrivo fino alla lunghezza H e della traiettoria, Sì, cioè, e diciamo. poi lui lo moltiplico per gamma all'H, lo moltiplico per 1 meno 1 su gamma, e questa è la probabilità di avere Sì. quella traiettoria lì. Diciamo, tu Ok. peschi una traiettoria in questo insieme tau, che sono tutte traiettorie, quindi peschi una traiettoria di lunghezza h. E questa traiettoria, che probabilità di avvenire? Questa qua in tau. Perfetto, va bene, ok. E appunto tu la vuoi su questo spazio enorme, che è proprio l'unione, quindi hai bisogno di questa somma di cose. Notate anche, ragazzi, il fattore di normalizzazione, perché questo rispetto alle cose che vi ho detto io è una cosa nuova. Noi non l'abbiamo mai messo questo fattore di normalizzazione. Quello di base geometrica, giusto? Sì. Però poi ricompare, infatti poi ricompare, però poi lo dico, insomma. Però appunto sì, qui diciamo può comparire una funzione valore, perché lì si può scegliere se metterlo o non metterlo. Nella probabilità deve comparire per forza, appunto, noi vogliamo una probabilità, quindi la somma deve essere 1, quindi qui compare per forza, diciamo. Di là abbiamo la libertà, però vedremo che mettendolo anche nella funzione valore le cose si parlano molto meglio. Bene, quindi appunto adesso che abbiamo questa distribuzione di probabilità sulle traiettorie, cosa possiamo fare? Possiamo vedere che una distribuzione sulle traiettorie induce una distribuzione sugli stati. In che senso? Questa è una distribuzione di visita. In particolare, questo è l'intuizione è molto più facile facendo un passo indietro prima di fare la media geometrica sulle lunghezze. E in particolare, quindi, diciamo che la distribuzione di visita dopo h passi cos'è? È semplicemente la probabilità su due traiettorie, quindi mediante tutte le traiettorie, la probabilità di trovarsi nello stato S. Quindi, appunto, ripeto, la distribuzione di visita dello stato S, partendo da mu, è la probabilità di trovarsi nello stato S, quindi appunto la probabilità è il valore atteso dell'indicatrice. Quindi quella è Una trovarsi nello stato domanda, S dopo h passi. non so se è una boiata, cioè, però qui mi sembra che stia cercando di dare un senso di probabilità un po' come nei sistemi dinamici si cerca di darlo per i sistemi ergodici, dove lì siamo tutti sicuri del fatto che andando avanti nelle traiettorie, bene o male, io alla fine posso fare una media sui tempi ed avere l'equivalente a una media sulle fasi. Qui si cerca di fare un po' la stessa cosa, cioè sta Sì, partendo bene. è proprio la distribuzione di visita, sì, il concetto è lo stesso sotto, Benissimo, assolutamente. ok. Grazie. E
appunto, quindi qui, diciamo, questo è quello più intuitivo, quindi diciamo dopo H passi siamo qui. In realtà quello che si utilizza è, di nuovo, visto che non abbiamo neanche lunghezza H a qualcosa di importante in particolare, quello che facciamo è di nuovo mediare su tutte le possibili lunghezze, dobbiamo fare una media, normalizzeremo, faremo una media geometrica con gamma l'H. E quindi la distribuzione di visita nello stato S, parte da mu, è la probabilità di visitarlo al tempo H per gamma l'H, quindi scontato con gamma l'H, e sommato su tutte le possibili lunghezze. Quindi sì, appunto, ecco, questo in realtà la sommatoria all'interno è quasi più una convenzione, la sommatoria sarebbe all'esterno per il limite, cioè per fare il limite la sommatoria è all'esterno, per ben definire il limite, diciamo. Però, diciamo, questa scrittura con la sommatoria all'interno è forse più chiara e soprattutto, comunque, essendo il vertice lineare, la sommatoria entra e esce abbastanza, cioè possiamo abbastanza non davvero fregare, questo non si può dire, però insomma, la somma viene fatta all'esterno a priori. Marco, e questa cosa non funziona con gamma uguale 1, giusto? Questa cosa non funziona con gamma uguale 1, infatti qui abbiamo bisogno di gamma assolutamente minore di 1. Con gamma uguale 1 non abbiamo davvero modo di unire le varie, cioè già qui il problema, diciamo, già qui non abbiamo modo di unire le varie distribuzioni di probabilità, cioè abbiamo bisogno di qualche altro modo, diciamo, per trattare tutte le traiettorie insieme. Noi abbiamo tutte le traiettorie insieme, però se loro non le scontiamo, non possiamo fare somma 1. Ma E perché ci infatti. frega il fatto che ci sono alcune traiettorie infinite probabilmente, o no? Come mai esce sulla Ecco, sì, fattoria? diciamo, le traiettorie infinite magari no, però sicuramente non limitate. Noi a priori non sappiamo quanto può durare una traiettoria, appunto, qui facciamo anche a caso continuing, le traiettorie possono essere lunghe a piacere e quindi non abbiamo un limite massimo. E quindi in realtà, anzi, Ok, ci sta. questo in realtà è un altro punto, in realtà, per avere risultati generali, cioè con generale intendo che non richiedono una specifica struttura del grafo sottostante al prestito generale, ci sono due modi, due approcci e non si scappa, sono solo questi. Appunto, questa cosa, cioè, che sono solo questi due, si capisce proprio da questo. I due modi sono: o mettiamo un fattore di sconto, compreso tra 0 e 1, 1 non compreso, quindi scontiamo le cose più avanti nel tempo, oppure diciamo che c'è un limite superiore a quanto può durare una traiettoria. Quindi, se noi assumiamo che le traiettorie sono illimitate nel tempo, abbiamo bisogno di un fattore di sconto gamma. L'alternativa, se vogliamo un fattore di sconto gamma uguale a 1, quindi non fatto, che non sconta nulla, abbiamo bisogno di imporre un T grande che è il tempo massimo. E quindi, infatti, altro, si vede alcuni task, alcuni problemi in cui si ha fatto il conto 1 e però il numero di time step è finito. Ok, ci sta. In realtà possono essere molto simili, appunto, qui capirete appunto che si riesce, se il tempo T massimo è finito, si riesce comunque a trovare una spazio di probabilità su tutte le traiettorie, perché appunto l'unione non è su H maggiore di 0, ma su H tra 0 e T grande, quindi è molto più gestibile, diciamo, la cosa. Però ecco, sono due approcci diversi tra loro, però almeno, cioè, per avere risultati appunto generali senza specifiche strutture, senza ipotesi specifiche di struttura, uno e due ci abbiamo bisogno, se no le cose non sono, cioè sono cose non misurabili, quindi non possiamo proprio andare avanti neanche a definire le cose. Quindi o fattore di sconto o lunghezza dei tempi finita, sono, diciamo, due alternative che possiamo approcciare. E in particolare il tempo finito non l'ho neanche considerato, cioè diciamo tutto il lavoro di tesi e tutto, il conseguente è sempre un fattore di sconto, che a mia modesta opinione è anche più interessante, appunto. Ci permette di considerare traiettorie infinite, che in realtà imporre che traiettorie sono finite e lunghe massimo T è molto restrittivo. Ma tanto appunto è ultima, altra piccola generalizzazione, che spero non vi confonda troppo. Si può anche definire in realtà la distribuzione di visita non di uno stato, ma proprio di una coppia a situazione. È semplicemente che è la stessa cosa, però per la probabilità di fare quell'azione in quello stato. Quindi, se questo è quante volte visitiamo lo stato, questo è quante volte visitiamo la coppia SA, la coppia a situazione. Bene, questa distribuzione di visita, uno dice, magari potrebbe dire, ok, beh, distribuzione di visita, però, nel senso, il concetto magari è anche chiaro, però che ci facciamo? In realtà si scopre essere molto collegata agli altri concetti, e
in particolare funzioni valore, che qui ho rimesso, no, so che sapete benissimo cosa sono, però ho rimesso appunto in una per uniformare la notazione, per intendersi, e la funzione valore che appunto, questo è il discounted return, che è appunto la somma delle ricompense scontate, e la funzione valore dello stato S, cioè lo stato S, la funzione valore nello stato S è proprio la somma scontata delle ricompense, questo mediata su tutte le traiettorie che cominciano dallo stato S. Ok, io prendo le traiettorie che partono da quello stato e mediando su queste qui prendo la somma dei ritorni. E qui è il fattore di sconto che immagino avete visto, che però appunto alcuni testi introducono, alcuni no, non è molto, molto comune, però secondo me è molto più comodo appunto per quello che vi dirò a breve. E quello che facciamo appunto è introdurre questo fattore di sconto e questo fattore di normalizzazione. E questo è unito a un'ipotesi che non vi ho detto, che si fa, diciamo, in alcuni casi, che non è restrittiva ma aiuta per chiarezza, che è quella di assumere che la ricompensa sia boundata tra 0 e 1, quindi è un numero reale, però tra 0 e 1. Questo si può vedere appunto che non fa perdere troppa generalità, siccome comunque se la ricompensa è boundata ma non in 0,1 si riesce a ricollegare al caso con ricompensa 0,1, avendo ricompensa 0,1. E capirete che questo fattore di normalizzazione ci garantisce proprio che la funzione valore, anche lei, sarà tra 0 e 1. Quindi la funzione valore è sempre un numero tra 0 e 1. Proprio perché, appunto, perché la somma è geometrica di quantità tra 0 e 1 e per un fattore di normalizzazione. Quindi se noi riceviamo ricompense sempre 1, ad esempio, qui avremo sommatoria per t infinito di gamma t, quindi proprio la somma geometrica, e moltiplicando questo fattore viene esattamente 1. Al contrario, se diciamo 0, chiaramente sempre 0. Quindi la funzione valore è sempre compresa da 0 e 1 in questo modo. Però appunto spero che questa notazione leggermente diversa non vi confonda. Comunque è sempre la stessa cosa, appunto, semplicemente di nuovo la media del ritorno scontato. E come appunto avete visto anche la funzione valore stazione, che è la classica Q, in cui appunto fissiamo oltre questo iniziale anche l'azione iniziale, quindi fissiamo SA e la traiettoria partirà da SA. E a volte utilizza anche la funzione vantaggio, che è poi la differenza tra funzione Q e funzione V. E qui ho sbagliato, non ho messo la A, questa è chiaramente una A, scusatemi. Però la funzione vantaggio è proprio la differenza tra funzione Q e funzione V. Guardando questa formazione scritta così, ci ricorda in qualche modo questa definizione di funzione di distribuzione di visita. Comunque abbiamo appunto un valore teso su tutte le traiettorie e una sommatoria per tutti i tempi di gamma l'h, e qui abbiamo l'indicatrice dello stato in cui ci troviamo, e qui abbiamo la ricompensa ricevuta nello stato e azione fatti, diciamo. E quindi queste forme sono abbastanza simili, infatti questa similitudine in realtà può essere esplorata e ci porta a questo risultato, che appunto secondo me questo risultato è molto importante da interiorizzare. Cosa dice questo risultato? Cosa ci dice? Che la funzione valore è proprio la ricompensa dello stato SA, questa ricompensa pesata con quanto spesso visitiamo SA. Ok, qui l'ho riscritto, diciamo, il valore teso l'ho riscritto come sommatoria, perché forse è più chiara questa notazione, appunto, il valore teso magari confonde un attimo. Però appunto il valore di uno stato S0 è proprio la somma di tutte le ricompense, la somma di tutti gli stati azioni, tutte le ricompense, e ognuno ha pesato con quanto spesso la visitiamo. In parte, appunto, partiamo da S0 e seguiamo la policy, visitiamo lo stato SA con una certa distribuzione di visita e lì riceviamo una certa ricompensa. Questo ci fa, appunto, secondo me è molto, molto istruttivo, diciamo, chiarifica molto, perché proprio sposta il focus della funzione valore. Uno se immagina appunto come traiettorie, quindi uno tende a vedere la cosa come traiettorie e poi medie traiettorie. In realtà si può vedere proprio come somma dei valori, cioè invece di guardare le traiettorie guardiamo poi i singoli stato azione e ognuno lo pesiamo con questa media fatta di, appunto, della visita. Quindi già la visita contiene traiettorie in qualche modo dentro, se vogliamo, e quindi Questo sappiamo. ci viene dal vantaggio di aver tutto normalizzato fra 0 e 1 e aver fatto queste robe qua, che ti sei Sì, trovato ecco, in un po' realtà diciamo gratis. uno. Sì, ecco, diciamo uno volendo può non normalizzare
e la funzione valore, come dicevo, la distribuzione divisa va normalizzata per forza, perché appunto deve essere una Cioè, no, funzione infatti. valore. Allora, non normalizzando la funzione valore, in realtà questa proporzione vale lo stesso, chiaramente dobbiamo mettere uno fratto un numero gamma davanti. E quindi, cioè, chiaramente è comunque vera e va messo il gamma, invece che metterlo dentro la funzione v, lo mettiamo qui. Però appunto questa proposizione suggerisce proprio la naturalezza del mettere anche la funzione valore normalizzata, perché appunto la proposizione valore è la mediata. E di questo questa realtà dimostrazione è abbastanza corta, forse diciamo, dipende dal livello di formalismo con cui uno vuole fare, e io forse ho messo un po' troppo formalismo, però insomma non fatevi spaventare questo wall of text. In realtà appunto abbiamo la nostra funzione valore, la nostra funzione valore per definizione, abbiamo questa prova di definizione, quindi abbiamo appunto la media dei ritorni scontati. Pesata, cioè mediata appunto con sulle traiettorie che partono dal nostro S0 e tutto col fattore di sconto. E quello che possiamo fare è che in realtà, come dicevo appunto, in realtà è quasi, questo è il modo in cui si scrive un po' più comodo, chiaro. In realtà questo rappresenta la sommatoria fatta fuori, cioè noi sommiamo su vari tempi, di cosa? Scontato un fattore T, il valore atteso della ricompensa al tempo T. Appunto, è qui la traiettoria di lunghezza t più 1. Quindi qui, mentre qui abbiamo detto possiamo, secondo quella di prima, possiamo fregarci un po' della lunghezza, e visto che appunto che dobbiamo sommare su traiettorie potenzialmente illimitate, qui a ogni passo, cioè dentro sommatoria fissiamo t, e quindi questo qui sarà esattamente il valore dopo t fissato. Quindi questo è, qui è fisso, quindi possiamo prendere poi la traiettoria nel vecchio stile, diciamo, senza grosse confusioni. E questo chiaramente, questo passaggio vale per il valore atteso, appunto, che è lineare. Quello che possiamo fare adesso è aggiungere, lasciare tutto com'è qui davanti, e dentro il valore atteso aggiungiamo questa funzione, la funzione sommatoria su state azioni del produttore indicatrici di st e t, che sono appunto st e t sono date dalla sono fissate, tra virgolette, a questo valore atteso, cioè il valore atteso della traiettoria ci fissa dove saremo al tempo t. Noi il motivo di questa funzione è che in realtà, se ci pensate, è la funzione identicamente 1, cioè noi sommiamo tutte le azioni e poi prendiamo l'indicatrice, quindi stiamo sommando tutte le indicatrici e quindi qui stiamo semplicemente moltiplicando per 1, nulla di più. Perché appunto copriamo tutti i casi, semplicemente differenziamo tre casi. Questo differenziare tre casi è proprio cruciale perché questa sommatoria a questo punto esce dal valore atteso, e anzi la scambiamo anche con questa somma infinita, anche se forse questo passaggio chiederebbe qualche dettaglio in più, però diciamo che crediamoci. Quindi apportiamo questa sommatoria fuori e ci ritroviamo con la stessa espressione in cui dentro abbiamo queste indicatrici. Quindi in qualche modo abbiamo fissato stato e azione al tempo t. Quello che possiamo fare a questo punto è trasformare questo valore atteso di indicatrice per un numero, perché appunto questo a questo punto sarà un numero. Qui mi sono accorto che in realtà, scusate, questo dovrebbe essere SA, cioè quello che facciamo è, ok, indicatrice di questo, quindi R di ST a T è R di SA, quindi R di SA non dipende dal valore atteso, sono SA, sono fissati alla sommatoria, però sappiamo che sono uguali, quindi questo RSA uscirà dal valore atteso, e questo valore atteso quindi rimane il valore atteso dell'indicatrice, e il valore atteso, scusate, il valore atteso sì dell'indicatrice è esattamente la probabilità di quell'evento. E quindi in particolare ci ritroviamo con la ricompensa di SA, che quindi possiamo di nuovo portare fuori dal tempo, perché abbiamo fissato con l'indicatrice SA, quindi la ricompensa esce anche dalle sommatorie, e ci troviamo la somma scontata delle probabilità, della probabilità che al tempo t più 1, al tempo t, questo t più 1 confondato perché c'è lo 0, comunque fidatevi di questo più 1, la probabilità che al tempo t siamo proprio in SA. E questa parte a destra, sì, no, non volevo evidenziare tutto, volevo evidenziare solo questo. No, non mi fa niente, vabbè. Comunque, fino a qui, fino alla sommatoria, dalla sommatoria su gamma, quindi scontato, poi su tutte le possibili traiettorie, è esattamente la definizione di distribuzione divisa. E quindi abbiamo trovato che la funzione valore è proprio la somma su state azioni della ricompensa, e però questa qui è pesata per questo fattore fattore 0,01, che è proprio la distribuzione di visita.
E in realtà con questa dimostrazione, appunto, dipende appunto dal livello di difformità con cui uno vuole farla, però tutto quanto sta nel dividere le traiettorie, guardare le traiettorie semplicemente e spezzarle con gli stati e le azioni visitate e poi raccogliere per estrarre azioni. Quindi passiamo invece che traiettorie, guardiamo singoli stati e poi raccogliamo la sommatoria sugli stati. E Una quindi, domanda, vai. cioè, perché non ho mai visto questo trick, però nel senso vi ricordo quello del sommare con la funzione indicatrice, cioè un po' quando io ho f di x e la scrivo come f di y delta di x meno y e integro in dy, è un po' lo stesso spirito. Se non ho capito troppo veloce. È come quando io ho tipo una funzione f di x e la posso scrivere come l'integrale di, di f di y per delta di x meno y integrata in dy. È un po' lo stesso sketch. Sì, diciamo lì c'è la delta di Dirac, Esatto, che direi. è quasi più complicato, questa è quasi più semplice. Comunque sì, c'è questa È cosa l'equivalente discreto tipo di questa discreta, sì, cosa. cioè, una versione discreta di usare la delta di Dirac per fare la cosa. Sì. Ok, bello. Grazie, bravo, questa è Ok, proprio la delta di Dirac discreta. Cioè, questo prodotto di indicatrici è proprio la delta, cioè questo prodotto è la funzione che vale 0 ovunque, ma 1 solo in quella perfetto. coppia stazione. Quindi è proprio Ci la delta di sta, Dirac ci discreta. sta. Ok, bene, mi fila, mi fila. E niente, appunto, questo ci dimostra appunto la nostra proposizione che dà una caratterizzazione della funzione valore non come traiettoria, ma proprio come ricompensa pesata, quella distribuzione di visita. E questo approccio distribuzionale può essere spinto anche un po' oltre, e in particolare si può dimostrare quello che viene detto performance lemma, sul quale si basano in realtà poi molti risultati, in particolare anche, dico in particolare perché le ho trattati in tesi. Quelli che sono i gradient domination, ok? Quindi diciamo abbiamo questa cosa, questa differenza di funzione valore, ci mettiamo in mezzo il gradiente, e quindi avendo informazioni sul gradiente poi riusciremo ad avere anche informazioni su questa differenza. Però appunto queste sono cose oltre che si basano su questo, che è performance lemma che abbiamo usato anche in altre cose. In realtà questo di suo è ancora intuibile, può ancora darci qualche senso di comprensione della cosa. Cosa dice questo performance lemma? Ci dice che date due policy qualsiasi, pi greco e pi greco primo, e allora la differenza dei loro valori è data da questa quantità. Cioè noi prendiamo questo test 0, guardiamo quant'è la differenza dei loro valori in questo test 0, quindi tra policy pi greco primo e policy pi greco. E questo lemma ci dice che, vabbè, al di là di questo fattore, un fattore monogamma, questa differenza è la media del vantaggio della policy pi greco, quindi la media della policy pi greco, la media del vantaggio della policy pi greco, però questa media fatta con la visita rispetto a pi greco primo. Ok? Quindi la visita la facciamo con pi greco primo e il vantaggio è quello di pi greco. Quindi appunto il vantaggio vi ricordo che è la funzione q meno la funzione v, quindi di nuovo funzione q di pi greco meno funzione v di pi greco. Quindi questo vantaggio dice semplicemente quanto a pi greco conviene fare la mossa A invece che la mossa pi greco di S, diciamo. E quanto guadagnerebbe appunto cambiando una singola mossa in A invece che scegliere quella che la pi greco poi gli dice di fare. E se noi tutti questi vantaggi in tutti i stati, che è una sommatoria su tutte le coppie stazioni, se noi questi vantaggi li pesiamo con quanto spesso diviseremo con pi greco primo, ok, che a priori sono scollegate, allora troviamo esattamente la differenza di questi valori. E l'importanza di questo lemma si vede quando in particolare al posto di pi greco primo mettiamo una policy ottimale. Se abbiamo una pi greco star, quello che abbiamo qui è proprio il valore ottimale, e questa differenza è esattamente quanto ci manca a ottenere il valore ottimale, quindi quanto lontani siamo dall'ottimo della funzione valore. E quello che troviamo è che la nostra policy pi greco, la differenza di distanza all'ottimo, la misuriamo col suo vantaggio, quindi il suo vantaggio proprio della sua policy pi greco per ogni stazione, e questo pesato in accordo alla visita della policy ottimale. E questo, diciamo, ci lascia proprio, ci fa capire quanto importante sia la distribuzione di visita della policy ottimale, in particolare gli stati su cui vogliamo comportarci bene, su cui vogliamo fare azioni. Le azioni giuste, le azioni più argmax possibile, parlando in termini di equazioni di Bellman,
le azioni in cui vogliamo fare le cose migliori sono proprio quelle che la policy ottimale visita più spesso. Quindi, in qualche modo, se in una situazione che la policy ottimale non visita mai, noi facciamo, non ci comportiamo bene, non ci importa, perché comunque quello che ci interessa maggiormente sono quelli che visita di più la policy ottimale. E chiaramente questi non li conosciamo a priori. Quindi avremo bisogno, cioè la policy ottimale la conosciamo, quindi questo andato possiamo stimarlo, questa quantità dovremo trovare dei trucchetti, approssimazioni per arrangiarci un po'. Però diciamo, questo performance lemma diciamo, è vale per ogni coppia di policy, viene utilizzato in particolare con una policy ottimale per avere a distanza la funzione valore ottimo. Anche questa in realtà è una dimostrazione abbastanza rapida. Diciamo, solo un paio di trucchettini di scambio di cose. E in particolare quello che si fa è la differenza e scrivere la definizione solo del primo. Quindi appunto avremo la prima appunto funzione valore, quindi con prereco, la scriviamo come la definizione della funzione valore, no? Quindi appunto di nuovo ho messo l'1 gamma dentro, che quindi tanto è sempre lo stesso, però per i passaggi dopo, e appunto è semplicemente la media del ritorno scontato. E l'altro lo lasciamo così com'è, l'altro lo lasciamo fuori. E quello che facciamo a questo punto è, dentro questo valore atteso, sommiamo e sottraiamo la stessa quantità. Quindi se abbiamo sommato e sottratto lo stesso oggetto, che è la funzione valore di prereco primo, quindi che è l'altra policy. Qui stiamo guardando appunto, qui ho messo l'expected di tau, perché sennò poi non c'entra più, però qui di nuovo questo expected è sempre fatto rispetto a pi greco. Perché la nostra pi greco qui non è più scritta, però compare sempre nel come viene fatto il valore atteso. Quindi appunto, insomma, sottraiamo la quantità del valore di prereco primo, quindi è un passaggio solamente lecito, e si può vedere che questo passaggio non è così, forse non è così facilmente digeribile, però è un po' una cancellazione telescopica. Quello che facciamo è avere per ogni, cioè, la sommatoria su t, e abbiamo gamma da t e questo valore meno questo valore. E questo abbiamo la somma per ogni t. E se noi togliamo quello iniziale, okay, possiamo pensare di spostarlo, cioè prendiamo quello al t dopo, tra virgolette, e lo mettiamo nella sommatoria al t prima. Quindi avremo t più 1, un gamma che ci avanza di scarto raccogliendo il gamma da t, sottratto a quello di prima. E questa cosa è vera perché abbiamo tolto il primo, diciamo. Quindi togliendo il primo, telescopicamente, diciamo, riusciamo a riarrangiare la somma invece che come termini uguali, ma come gamma il termine dopo meno il termine prima. E non so se vi ho reso un po'. Comunque, diciamo, poi, l'altra premessa, scusa, che non ho detto prima, questi lucidi chiaramente poi ve li facciamo avere, insomma. Quindi se poi avete riguardarli, ci sono, ecco. Bene, quindi adesso che abbiamo questa, la riscriviamo, quindi abbiamo capito che la differenza di valore è proprio questo valore atteso, di nuovo, dove ripeto, tau è preso in accordo a pi greco e le quantità qui sono con prereco primo, e a questo punto per l'ottima tower property del valore atteso, possiamo prendere il valore atteso dentro di nuovo rispetto allo stato successivo, cioè qui è appunto tower property perché? Perché questo st più 1, in realtà, nel momento che diciamo con tau, st più 1 è campionato esattamente in accordo a questa distribuzione, che appunto dipende da st e a t. Ora, a t dipende qui da pi greco primo, però noi non stiamo guardando da pi greco, scusate. Quindi in realtà qui volendo potrebbe esserci qualche dubbio. In realtà, appunto, noi prendiamo solo il valore su lo stato successivo che dipende dalla transizione, quindi qui la policy, questa è vero per entrambe le policy, quindi non ci sono problemi. E quindi tower property perché appunto perché questo campionamento è già contenuto nel prendere il tau, perché il tau di nuovo, ripeto, ha comunque queste come diceva, la distribuzione di probabilità sullo spazio delle traiettorie è proprio prevede proprio questo campionamento. E a questo punto si può notare che questa quantità è proprio la funzione Q di prereco primo e prereco
cioè questo perché? Perché cosa abbiamo fatto? Cioè la funzione Q è il valore dello stato S in cui facciamo l'azione T, l'azione a T. Quindi questo valore cos'è? È quanta ricompensa ricevo facendo l'azione T più gamma volte quello che riceverò dopo a ST più 1. Quindi non so se forse, non so quanto sia evidente, ma se è ovvio, questa quantità è proprio la funzione Q. Ok, quindi di nuovo, perché prendo, cos'è la funzione Q? È il valore della ricompensa che ricevo subito più quello che riceverò dallo stato successivo in poi, quindi più il valore dello stato successivo. Questo ovviamente è pesato con una probabilità di quale possa essere lo stato successivo. Di nuovo, l'1 meno gamma viene mangiato dal Q perché di nuovo prendiamo anche il Q normalizzato come V. A questo punto abbiamo quindi chiaramente la funzione valore, la funzione Q meno la funzione V, e questa è la propria definizione di vantaggio. E quindi abbiamo il valore atteso del vantaggio, e a questo punto possiamo fare lo stesso trucco di prima, che non ho riscritto se non diventava una roba lunghissima, però quello che facciamo di nuovo è metterci dentro indicatrice la delta di Dirac discreta, quindi indicatrice di ST uguale S e per indicatrice di AT uguale T, quindi isoliamo singole stazioni, abbiamo sommatoria, portiamo fuori la sommatoria, ci ritroviamo con questa quantità in cui S e A sono fissati, quindi il vantaggio è il vantaggio di una coppia S e A fissata, e di questo cosa ci rimane fuori? Ci rimane fuori proprio il valore atteso sulle traiettorie secondo pi greco delle funzioni indicatrici, e questo valore atteso, come prima, esattamente come prima, è proprio la distribuzione di visita. E quindi cosa abbiamo? Proprio la distribuzione di visita secondo pi greco del vantaggio di pi greco primo. E per l'1 meno gamma, l'1 fratto 1 meno gamma viene fuori dal fatto che questo singolo 1 meno gamma che avevamo viene mangiato dalla normalizzazione del Q, però poi ne avrebbe bisogno di uno anche la distribuzione, cioè anche la distribuzione in realtà è 1 meno gamma per questo, quindi diciamo c'è bisogno di 2 1 meno gamma, ne abbiamo solo uno. Resta un 1 fratto. Questo 1 fratto non è niente di trascendentale, insomma, se guardate i passaggi vi tornerà anche. E niente, diciamo, questo conclude insomma un po' abbastanza le cose che pensavo dirvi, in particolare appunto queste due proposizioni finali sono molto, molto interessanti, meritano di essere analizzate insomma, nel dettaglio, se vi interessa, insomma, provate a scrivere, provate a ripetere un po' questi passaggi, magari a manipolarli un po', se sono molto istruttivi, e danno anche un po' un'idea di come effettivamente, da dove venga effettivamente questa funzione valore. E poi in realtà dopo questo pensavo di parlarvi un po' appunto, del problema dell'esplorazione, che è un po' quello su cui ho basato la tesi e su cui stiamo basando l'articolo. E non so se avete domande su quello che ho detto finora, se avete dei dubbi, se non avete capito, non so se... Se no, appunto. Ma io credo che si dà, magari devo rifare un po' questi passaggini per ripetermi perché Vabbè, non credo. Malissimo, insomma. ma perché dici che qua cioè, si capisce da dove viene la funzione valore? Nel senso, cioè, Questo. ok, da questo, Sì, nel senso, è un'affermazione un po' vaga, nel senso, però diciamo, secondo me danno molta più chiarezza su come cosa succede, insomma, Sì, sopra. io inizio a vedere dei parallelismi bestiali con la teoria dei sistemi dinamici, cioè praticamente Sì. sono sistemi dinamici, però dove anziché avere un sistema deterministico c'è un processo di Markov, però Però appunto questi sono due lemmettini. E bene, quindi. Volevo Sì. farvi osservare, ragazzi, quanta forma, diciamo, tutta questa roba, il Sutton e Barto un po' ve la nasconde, no? Ed è così che riesce a rendervi semplice tutta questa roba. Io questa cosa ve l'ho detta varie volte nel corso, no? C'è molta matematica sotto, e questo è proprio solo quelle sono sommatorie discrete, insomma, e serie geometriche, non c'è niente, come diceva Marco, di trascendentale, però appunto qui state avendo un assaggio di che cosa significa se volete fare dei teoremi nel reinforcement learning, ok? Dovete a quel punto affrontare le cose in questi termini formali, dando precise definizioni di qualunque cosa.
Eh sì, è anche molto faticoso perché molte cose uno dice sì, vabbè, però ho capito com'è, e quindi si scontra un po'. A me è capitato molto, si scontra con doverlo scrivere bene, diceva, però dai, funziona. E poi quando provi a scriverlo bene, probabilmente ti rendi conto che non avevi capito bene. Sì, infatti, qualche dettaglietto rimane fuori. Marco, pensi possiamo fare una pausa di qualche Ah, sì, minuto? ci sta Ci assolutamente. sta adesso che poi Sì, passiamo sì, sì. all'esplorazione Sì. e No, all'articolo. troppo lungo. Sì, assolutamente. Allora, sono le 4:17, facciamo fino alle 4:30, ok, ragazzi?